Buon pomeriggio. Volevo provare a raccontare qualche esperienza possibile intrecciando alcuni temi che riguardano la differenza di genere nel fronte interno della Grande Guerra, in particolare nel territorio bresciano, rispetto alle possibili fonti d'archivio interrogabili, no? Proviamo davvero a incrociare rapidamente questo doppio percorso. Le donne non combattono, quindi in realtà sì, in realtà sono anche al fronte, ma evidentemente il fronte interno è un'altra cosa. Nell'albo bresciano dei caduti non c'è una donna segnalata, in ambito lombardo sono presenti 11 donne, sono tutte o infermiere o suore impiegate in sanità. A Brescia, durante il conflitto, aprono 13 ospedali, circa 2.500 posti letto, a cui sono adibite le croce rossine e le dame dell'alta società o le giovanette che si prestano come volontarie. Vediamo una prima immagine, questo è un ospedale di Brescia, vediamo le croce rossine all'opera. Ce n'è una prima. Non c'è? No, non c'è. Ah, fino a un minuto fa andava. Chiediamo. No, è spento. No, è spento. È ripartita. E quindi volevo affrontare questo primo tema molto rapidamente, perché poi è uno degli impieghi classici, no? Delle donne nella Grande Guerra, sia al fronte, sia appunto in una città militarizzata come quella di Brescia, che è dichiarata immediatamente il 23 maggio del 15 zona di guerra e che vede appunto l'apertura di quei 13 ospedali, circa 2.500 posti letto. A Brescia c'è il sottocomitato della Croce Rossa, che ha un archivio non troppo ricco, ma insomma ci lavorano e ci studiano un paio di persone molto attente, molto aperte, che stanno anche cercando tra l'altro di rimpinguarlo anche utilizzando fonti esterne. E dicevo prima, questa differenza su cui scaveremo molto dentro il rapporto di genere, perché dire il mondo femminile in realtà non è assolutamente esaustivo per quel che riguarda la Grande Guerra. La prima differenza, per esempio, dicevo prima, è fra essere croce rossina, le vediamo impiegate, e essere invece dama oppure volontaria civile che opera all'interno degli ospedali. E, come dire, la determina è molto precisa, molto chiara, ribadita anche dai giornali. Le croce rossine badano ai feriti, ai lacerati, agli inguardabili, da vari punti di vista, perché magari hanno solo un pezzo di corpo, comunque si mostrano anche nella loro nudità e efferatezza. Alle dame civili e alle giovinette di compagnia spettano invece i malati. I malati a cui portare un'arancia, a cui portare sollievo, no? E questa differenza è sempre molto presente. Tanto è vero, vediamo il secondo documento. Questo viene per esempio invece, che è un sito straordinario a cui la Fondazione Micheletti ha portato dei materiali di qualità, che è Europeanna. Se voi lo indagate con delle chiavi di ricerca particolari, questo è un documento della Croce Rossa Bresciana, in cui la responsabile delle Croce Rossine Bresciane che stanno seguendo un corso rende conto alle sue superiori di chi potrebbe partire per il fronte e chi no. E la cosa che balza all'occhio di ognuna, qui sono poi tantissimi, i documenti sono tanti, c'è una breve biografia e un giudizio finale sull'idoneità o meno alla partenza per il fronte. La cosa che mi ha colpito e su cui varrebbe la pena indagare, anche nei suoi riflessi civili o locali, comunque, è che sono tutte crocerossine over 40 e nubili, quindi con una certa maturità ed esperienza, e senza legami familiari che in qualche misura li possano radicare in città. Ecco, quindi la funzione, come dire, del maternage familiare esiste partendo da qui. Un secondo passaggio che mi interessava era invece cosa ci possono offrire le fonti a stampa, esattamente i quotidiani editi a Brescia in quelle stagioni. Voi sapete che sono ben tre: la provincia di Brescia di orientamento progressista, il cittadino di Brescia di orientamento cattolico e la sentinella bresciana di un liberale più conservatore, più schierato a destra. Ecco, quando affrontano i temi della guerra, credo che una ricerca raffinata e anche, può dare dei risultati anche da una parte curiosi e dall'altra sorprendenti, perché raccontare lo stesso accadimento
lo vedremo, la partenza dei volontari, piuttosto che il ruolo delle donne, piuttosto che altri temi che proveremo a narrare brevemente, i vari punti di vista, le diverse sensibilità escono sotto traccia e possono dare anche un'idea diversa allora di che cosa aspetta le donne sul fronte interno. Il discorso che il 23 maggio una maestra tiene a tutto il corpo insegnante cittadino sottolinea questo passaggio che secondo me è importante. No? Alle donne non si chiede, cito testualmente, di essere delle Giovanne d'Arco che marciano impavide verso la strage del nemico, ma in realtà gli si chiede di essere più che mai opere di ancella pietosa e dichiara di poter svolgere tre funzioni. Le donne possono fare queste tre cose in città nel fronte interno. Ora infermiere, che cospargono di balsamo, ristoratore, lo squarcio, eccetera, 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 curve sul lavoro, quindi lavoro in fabbrica, oppure madri teneri che abbracciano, che aprono le braccia ai poveri bambini, quindi agli orfani, e quindi un ruolo ancora una volta di infermiera, di lavoratrice, ma soprattutto di madre, perché poi la sottolineatura è soprattutto nei dintorni di questa terza funzione. Siamo all'inizio, 23 maggio, quindi ancora non si conosce qual è la dimensione reale ed esatta. La si conosce un po' più tardi e il legamento in più che salta fuori dall'esame della stampa, possiamo vedere al numero 4, è il fatto che bisogna essere comunque delle donne degne dei figli della Leonessa d'Italia. E chi ha tempo e possibilità di leggere le lettere dei soldati piuttosto che la stampa del tempo, cosa capisce? Capisce che il legame con la storia qui è fondamentale. Brescia è la patria del Risorgimento, una delle patrie, no? San Martino Solferino, Bezzecca, sono tutte insomma qui nei dintorni. Soprattutto i bresciani hanno già combattuto contro gli austriaci, ci sono i soldati che lo raccontano, faccio quello che ha fatto già il nonno contro gli austriaci e cerco di portare a termine questo percorso. Ecco, anche le donne sono chiamate a mobilitarsi per questo, per essere adeguate alla lunga vicenda storica locale che è del tutto particolare. Con qualche originalità del tutto particolare. Questa ve la racconto brevemente. I comitati di preparazione civile che sorgono in tutti i paesi sono guidati da un presidente maschile, da un segretario, ma sono fondamentalmente composti anche da donne, che sono chiamate come prima opera non a essere infermiere, non a essere curve sul lavoro, non a essere madri teneri, ma a recuperare i materiali, soprattutto gli indumenti di lana, da poter mandare al fronte ai soldati. Con questa però convinzione che le autorità militari, come racconta questo articolo, si affrettano a smentire. Voi certo donne dovete fare questo, ma insomma toglietevi dalla testa che le donne di Orzinuovi possono raccogliere materiali da mandare ai soldati di Orzinuovi, o quelli di Vobarno possono raccogliere materiali, le donne, per i soldati di Vobarno. L'idea è che voi dovete contribuire al soldato, ignoto che sia, anche se non appartiene alla vostra comunità, anche se non è vostro figlio, in realtà voi siete madri, no, simboliche dell'intero patrimonio maschile che sta andando alla guerra. Un ruolo che hanno le donne in queste città di luoghi di concentrazione per la partenza per il fronte, vediamo pure la prossima immagine, è salutare i soldati in partenza. Salutare i soldati in partenza vuol dire farlo con la banda musicale, creare un clima gioioso e di festa. E compiono un gesto, anche questo lo segnalo perché mi sembra così paradigmatico, non solo regalare sigari, una bottiglia di vino, carta da scrivere, ma, e lo ripetono più spesso i giornali del tempo, infilare un fione nelle bocche di ogni fucile, no? Che è una cosa che racconteranno anche 50 anni più tardi, no? Nel 68. Però l'idea di contribuire fortemente a creare un clima di entusiasmo, di partenza, ci sono dei passaggi in cui i soldati che baciano tutte queste ragazze promettono, molti per esempio, di andare a ballare il valzer dell'imperatore anche a Vienna e quindi poi saranno invitate a Vienna, oppure tempo un paio di settimane e torneranno e ricambieranno il bacio che si è dato. Saltavo alcuni passaggi perché mi sembrava importante quello che dirò successivamente. Sempre dalla stampa locale si possono raccontare anche alcune sfumature, come dire, di atmosfere e di sentimenti che appartengono al genere femminile impegnato sul fronte interno. A Brescia arrivano migliaia di soldati prigionieri e le autorità militari decidono di utilizzare un po' la regola del contrappasso, nel senso che non si utilizzano baracche di periferia, non si utilizzano le carceri, normalmente intese,
ma si rinchiudono 2.000 erotti soldati austriaci in castello. E si rende noto il perché. Come prima gli austriaci dal castello hanno bombardato Brescia durante le 10 giornate, ora gli austriaci sono prigionieri di quello stesso castello. E l'idea è di far sfilare fra ali di folla questi prigionieri dalla stazione fino al castello, chiedendo soprattutto alle donne e agli anziani, ma alle donne in particolare, di essere presenti. E le donne, la stampa lo racconta, cosa fanno? Sono mosse fondamentalmente a pietà. Il cronista è stupefatto, no? Fra i 40 ufficiali vi è pure qualcuno che ha ricevuto dei fiori e dice, e non possono essere state che donne, naturalmente, a regalarli. E quindi vedono in questi giovani macilenti prigionieri austriaci l'idea che anche il proprio figlio può essere prigioniero degli austriaci. Quindi tanto quanto tratto meglio negli ospedali, attraverso le attenzioni, le donazioni e le cure, questi prigionieri austriaci, tanto posso sperare che mio figlio, prigioniero in Austria, possa essere comunque curato e oggetto di queste attenzioni. Le autorità militari locali si arrabbiano moltissimo con le donne e spiegano in dettaglio quello che è un refrain che uscirà poi anche successivamente, devo dire anche in tempi recenti, per quello che riguarda il tema resistenza o guerra di Salò. Un conto è la pietas per il sofferente, l'umana e cristiana attenzione a chi soffre. Un conto, e non si deve fare, è simpatizzare col nemico. E poi naturalmente c'è tutta un'elencazione piuttosto lunga di quello che si deve fare, che non si può fare, di quello che gli austriaci in realtà fanno ai prigionieri anche bresciani. La vicinanza delle donne, soprattutto a queste truppe che marciano, è testimonianza persino, in questo caso per le truppe alleate, dal New York Times, possiamo vedere il prossimo via, questo è un New York Times del febbraio 6. Del 18, 7, vediamo la numero 7, questa è una pagina del New York Times, questa è la pallata, la vedete là in fondo, Corso Garibaldi, la vedete, no? Una donna, ce n'è un paio anche qui in fondo, che in qualche misura sono chiamate a fare quello che facevano prima con i nemici. Naturalmente in questo caso il rapporto è l'esaltazione massima del patriottismo delle donne bresciane che si privano anche del necessario per sostenere le truppe che sono in partenza per il fronte. Qui siamo subito dopo Caporetto, no? A Brescia arrivano soprattutto francesi, Salò è la piccola capitale della sanità americana, il più grande ospedale della Croce Rossa americana è proprio a Salò e quindi il territorio bresciano è particolarmente interessato. Quindi in realtà la stampa locale può fornire una serie di elementi che se correttamente indagati e confrontati anche rispetto al modo con cui si raccontano attraverso l'immagine o il testo di tre giornali di orientamento diverso, rendono esplicito molti dei compiti a cui le donne sono sottoposte, molte delle attenzioni, no, a cui questi compiti sono soggetti fondamentalmente e anche poi le reprimende in caso di slanci eccessivi. Poi a Brescia, capitale dell'industria armiera già al tempo, si lavora, possiamo vederlo, si lavora in fabbrica. Nel territorio bresciano si lotta, nel territorio bresciano sono 32 le imprese ausiliarie. Le imprese ausiliarie cosa sono? Sono quelle che dismettono la loro produzione caratteristica durante i tempi di pace. Arriva un alto ufficiale dello Stato Maggiore che coordina la produzione esclusivamente secondo le commesse inoltrate dal Regio Esercito, quindi fondamentalmente armi o partizioni di armi o di munizionamento. Ecco, a Brescia la manodopera femminile entra abbastanza prepotentemente, sono circa 15.000 le donne che lavorano nelle aziende bresciane, non solo quelle ausiliarie ma anche le altre. E senza dare troppe cifre, che poi sono raccolte anche nei volumi editati dalla Fondazione Micheletti, ci sono due o tre passaggi che mi paiono interessanti e che varrebbe la pena scavare, anche se le fonti non sono facilmente reperibili. Una è, e lo si capisce poi insomma, ragionando su alcuni documenti, che le donne solo in parte sono chiamate a sostituire la forza lavoro maschile. Soprattutto nel 17 e nel 18, in realtà, e possiamo vedere quella successiva, qui lo vediamo e poi ve le racconto, ci possiamo fermare qui. Non solamente a sostituire quella maschile, ma sono chiamate a, in qualche misura, ad affiancare la crescita produttiva. Vedremo dopo alcuni numeri di alcune imprese bresciane davvero eclatanti dal mio punto di vista. Quindi le donne comunque lavorano anche nelle acciaierie, lavorano anche nel proiettificio.
Qui siamo nel reparto frezzatrici della Tempini. La Tempini è l'azienda bresciana che produce tutte le mitragliatrici italiane del Regio Esercito, il modello 14 Fiat, 30.300 mitragliatrici, partono tutte da Brescia, no? Dalla Tempini. E ci sono le donne che lavorano anche al reparto collaudo delle mitragliatrici, quindi usano anche le mitragliatrici. Oppure lavorano, lo vediamo anche nella immagine 10, qui siamo alla Palazzoli, dove si realizzano strumenti ottici di precisione per i primi sottomarini italiani. E poi vediamo anche la numero 11, qui siamo nel proiettificio invece della Franchi Gregorini a Sant'Eustachio, dove le donne lavorano, vedete, con dei pesi non indifferenti. Il secondo passaggio è anche il fatto che la presenza massiccia di donne, quindi come dire con una forza muscolare inferiore agli uomini più esperti, induce chi studia fondamentalmente i tempi, i metodi, i passaggi lavorativi, l'organizzazione interna del lavoro, a realizzare e a proporre alcune strumentazioni innovative. Quindi dove lavorano le donne si studiano le millimetriche inclinazioni che possono avere i piani inclinati per favorire il passaggio dei bossoli. Si studiano tipologie di fresatrici o di torni che possono essere utilizzati dalle donne. Tanto è vero che il Comitato Centrale di Mobilitazione Industriale di Milano spiega a tutte le aziende lombarde cosa stanno facendo a Brescia da questo punto di vista. Quindi capire come e dove le donne possono essere impiegate. Se voi modificate il tornio in un certo modo e vi fate lavorare 6 donne invece di 6 uomini, un uomo sarà sufficiente per coordinare la squadra di 6 torni, tutti mosse da donne, liberando la manovalanza maschile per altre operazioni più complesse e più articolate. Il ruolo della donna è anche, come dire, la capacità di regolare un po' il mercato del lavoro, tra virgolette, naturalmente in quelle stagioni, perché la fame di manodopera è enorme, no? Lo vedremo poi in una tabella, magari possiamo vederla questa tabella, che mette in confronto, la tabella numero 11, che mette in confronto, e lo vediamo, vediamo la successiva, non c'è più. No, è prima. In cui possiamo vedere, intanto che la cerchiamo, trovate. Nel 15 hanno 18 alcune aziende bresciane. Vedete, vi ho messo poi in rosso le donne prima e le donne dopo. No? In realtà vedete la colonna finale, l'esplosione di numero di addetti, no? Che registrano la Togni, piuttosto che la Tempini, che arriva a 8.600 dipendenti, 2.000 donne, eccetera. Il punto è che addirittura il sindacato delle industrie ausiliarie a Brescia propone una cooperativa che ha come compito quello di trovare la manodopera utilizzabile, anche non specializzata. E quindi però alcuni datori di lavoro si lamentano perché arrivano i carcerati a lavorare all'interno delle fabbriche e arrivano soprattutto donne troppo giovani rispetto a quelle invece più anziane, più stabili. Quelle giovani perché? Perché in realtà il turnover è molto elevato, no? Quando c'è da lavorare in campagna per la vendemmia, per la mietitura, le donne smettono di lavorare in fabbrica e se ne vanno e se ne tornano nella propria cascina. Quelle che offrono una garanzia, qui bisognerebbe però lavorare molto sui dati, sono invece le donne e le mogli, proprio perché il marito è al fronte, l'unica fonte di lavoro e di guadagno per la famiglia, di reddito, è proprio la donna e quindi questa sta più volentieri e rimane più volentieri in fabbrica. A parte le deviazioni che straordinarie che ha studiato per esempio Gianfranco Porta su studi bresciani, questa birichinata, no, che succede in Valtrompia, in cui le donne entrano anche in sciopero. Da una parte forse perché non hanno troppo da perdere, perché al massimo c'è licenziamento e non vanno certamente al fronte, dall'altra l'idea comunque di restare unitamente compatte. Ecco, quindi all'interno del mondo del lavoro, su cui non mi soffermo troppo, in realtà c'è molto da dire e da raccontare, sia in termini statistici, sia in termini, che vi ho riassunto malamente, di novità che queste donne portano all'interno della grande fabbrica, in termini di organizzazione del lavoro, di diversa stabilità e permanenza all'interno dei reparti e di apertura verso nuovi lavori che prima non conoscevano. I diari sono un'altra fonte importante, significativa. Lo sono perché a Brescia c'è una straordinaria produzione di diari di non bresciani che raccontano la loro permanenza a Brescia fondamentalmente per una ragione, perché a Brescia nel marzo del 1916 nasce la prima e unica scuola per mitraglieri dell'intero esercito italiano. Quindi decine di migliaia di soldati provenienti da tutta Italia
trascorrono 5-6 settimane a Brescia, imparano a usare la mitragliatrice e poi vanno al fronte a morire, perché l'incidenza dei caduti tra i mitraglieri è particolarmente elevata. E quindi raccontano della loro permanenza a Brescia in città, raccontano di questa città di grandi fabbriche, e raccontano ancora una volta delle donne, ve ne cito solamente uno. Abbiamo appreso che quello di Rigillo, che era un amico di Giustino Fortunato, un noto meridionalista, in cui racconta della sua permanenza a Brescia, in cui vede continuamente queste schiere di donne che animano il centro di città durante il giorno. Solo loro praticamente, oltre che i soldati di passaggio, e poi la sera invece il deserto, perché le donne si ritirano in casa. E racconta questo particolare, su cui poi arriviamo, per trovare qualche donna di malaffare o qualche prostituta bisogna andare solamente in qualche viuzza del vecchio centro, perché qui il cancro e il male della prostituzione, pur essendo una città di donne che lavorano, non è uguale ad altre metropoli come Torino e Milano. Le donne bresciane, dal suo punto di vista, esercitano in modo diverso. In realtà Brescia, che è un luogo di passaggio straordinario delle truppe, perché a Brescia ci sono gli ospedali, perché a Brescia c'è il ganglio ferroviario, perché è sulla linea che porta poi verso il Veneto, verso il Friuli, ma è sulla linea che porta in Val Camonica e l'Adamello, ma è sulla linea che porta a Ido e quindi alle Giudicarie, e quindi è un luogo di smistamento, c'è la scuola mitraglieri, c'è un reparto divisionale intero, si aprono due case chiuse, delle 8 aperte in tutta la provincia, una sul Garda, un paio sono in Val Camonica e altre in altre zone. L'apertura delle case chiuse, quindi la presenza di donne di malaffare, spesso non bresciane, con questa enorme quantità di giovani maschi pronti per partire, allarma moltissimo le autorità locali e le autorità religiose. Le autorità religiose, ci sono un paio di lettere del Vescovo che racconta un po' queste cose dentro il quadro di una mobilitazione generale, di un'attenzione per le sorti della patria. Da una parte naturalmente la sottolineatura di queste scelte peccaminose in cui le autorità dovrebbero intervenire. Dall'altra invece le autorità civili che intervengono. Escono una quantità sterminata di circolari, di manifesti, di proclami contro, per esempio, la pornografia imperante nella città di Brescia. Quindi chiedono alle edicole di non esporre certi giornali, ne ritirano alcune licenze, cercano di controllare l'accesso a queste case chiuse. In realtà disegnano una Brescia in cui, da questo punto di vista, il ruolo femminile è, come dire, molto presente, no? molto attento e soprattutto molto vicino all'attenzione, appunto, delle autorità. E venivo adesso invece a due tipologie di fonde che secondo me possono invece dare dei risultati straordinari. Possiamo vedere magari quella dell'antipornografia, non so qual è a questo punto, il 13, intanto che comincio a raccontare dell'altro. Questo è un po' sempre il testo che racconta di questi passaggi. Una fonte sono per esempio gli archivi parrocchiali, soprattutto delle piccole comunità. Gli archivi parrocchiali, non tanto per vedere i caduti, l'elenco dei caduti, ma se volete anche lavorare sull'incidenza dei nati in quelle classi, no? Le classi del 95, 96, 97, 98, poi anche 99, quanto incidono i caduti rispetto alle nascite, no? Il registro dei battesimi. Ma il registro dei battesimi è importante, per esempio, per calcolare anche l'incidenza dei nati illegittimi, soprattutto nelle località dove le truppe stazionavano per alcune settimane, che sono soprattutto le località nei dintorni della linea ferroviaria che conduce verso Verona. E quindi penso da Brescia, Ponte San Marco, Lonato, Calcinato, Desenzano, Rivoltella, eccetera. Lì c'erano davvero truppe attendate, oppure nelle zone di villeggiatura, negli alberghi requisiti, che attendevano la propria partenza. Per esempio, io ho fatto una piccola ricerca nell'archivio parrocchiale di Rivoltella, e saltavano un po' fuori questi dati anche per ragionare un po' sull'incidenza, quindi non solo dei caduti ma anche degli illegittimi, con questa raccomandazione per chi vorrà farlo: seguire poi la carriera di questi illegittimi, no? Che se restano residenti in quel luogo si può ragionare su quando vengono battezzati, chi interviene al battesimo, se è un maggiorente del paese o se è un povero contadino, capire quando e chi sposano e chi sono i testimoni, capire poi se restano, eccetera, incrociando con altri dati, perché in realtà molto spesso il risultato è che sono vite al margine, che nascono a causa della Grande Guerra come figli legittimi e restano poi emarginati all'interno della comunità locale. Allora, a Rivoltella, fra il 1908 e il 14, si registrano 4 casi di illegittimi in 7 anni.
La guerra naturalmente cambia tutto. Allora, tra aprile e settembre del 16 sono addirittura 7 e 2 per arrivare poi alla fine dell'anno. Insomma, facendo sintesi, dal 1908 al 14 il rapporto è di un illegittimo ogni 108 nati. Per quanto invece riguarda la guerra, uno ogni 10. No? Quindi c'è un salto proprio dimensionale da 1 a 100, fondamentalmente a 1 a 10. Ma ripeto, questo vale naturalmente per tante altre località, vale per capire poi cosa succede anche dopo, no? Con questi percorsi biografici minimi che possono essere istituiti se si indaga con attenzione questa fonte d'archivio. La fonte principale, naturalmente, quando si studia la vita quotidiana dei soldati e del fronte interno e del rapporto fra i generi, sono le lettere. I diari da una parte, importanti i diari perché sono veritieri. Le lettere sono spesso autocensurate per paura della censura, naturalmente. I diari no, si scrivono e si tengono nella propria tasca e quindi sono proprio a ruota libera, no? E ce ne sono alcuni particolarmente significativi anche scritti da soprattutto ufficiali bresciani, anche riediti recentemente. Le lettere. Allora, il territorio bresciano è particolarmente fortunato perché c'è il più ricco giacimento archivistico di lettere di caduti bresciani e caduti in Italia è proprio Brescia. Sono oltre 5.000 lettere che il direttore dell'archivio di Stato di Brescia nel 1915, Fabio Glisenti, aveva chiesto di poter radunare dei caduti bresciani quasi per costruire una sorta di monumento di carta, no? O di qualcosa che restasse alle future generazioni. E quindi lui interpella sindaci e parroci, fondamentalmente, chiedendo, consapevole del fatto che le famiglie che hanno un caduto in casa trovano l'operazione difficile, perché separarsi dalle ultime cose che restano, però ne arrivano 5.000 sparse davvero dalla Val Camonica alla Bassa Bresciana, alle valli al Garda. E cosa raccontano se, insomma, minimamente interpretate queste lettere? Io indico solo alcuni passaggi, li evoco un po', ma varrebbe la pena sicuramente approfondirli. È un conto scrivere al padre e un conto scrivere alle donne di famiglia. Scrivere al padre significa mostrarsi degni del compito, qui la retorica, no? Imperante, il fatto di cosa si è imparato a scuola o a catechismo. L'idea che si è degni, se già il padre e il nonno avevano combattuto gli austriaci, anche loro figli, diciottenni, ventenni, sono chiamati a fare la stessa cosa. E quindi si dichiarano coraggiosi, pronti a morire, eccetera. Quindi la costruzione di un rapporto col padre che deve restare dentro l'ambito dell'essere degno del combattere, fondamentalmente. Quando si scrive le donne, qui invece l'attenzione va puntualizzata, perché è un conto scrivere alle madri, è un conto scrivere alle mogli, è un conto scrivere alle sorelle. Perché i meccanismi sono diversi. Vi faccio vedere una lettera scritta a una moglie. Se uno esamina in modo diacronico qualche centinaio di lettere, si accorge fondamentalmente di questo passaggio nelle lettere scritte alle mogli, che nei primi mesi e anche forse nel primo anno il rapporto fra uomo e donna è rimasto cristallizzato all'abitudine del vivere civile. L'uomo è il capofamiglia ordinatore che comanda nei ruoli, comanda anche alla moglie oltre che ai figli. E quindi nelle lettere questo resta, ve ne leggo una pezzettina scritto appunto nell'ottobre del 15. Mia cara Laurina, vedendo passare anche ieri sera e non avendo nessuna lettera di te, torno a chiederti un'altra volta il perché non mi scrivi. Sei forse ammalata da non poter scrivermi o non hai tempo? Insomma, qualche cosa bisogna che ci sia. E se è che non ti senti bene, allora sei compatita. Ma se per poco tempo, questo non devi farlo, perché mi dispiacerebbe, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il ruolo di paterfamiglia che resta, no? Come ruolo anche in precedenza, che poi cambia però nel corso della guerra e inizia a diventare paritario. Paritario soprattutto nella capacità dell'uomo combattente di aprire il proprio cuore e di entrare in confidenza con la propria moglie, cosa che spesso non accadeva in realtà nella vita civile. E quindi si iniziano a confidare le paure. Non ci si vergogna nemmeno più di dichiarare che si piange dalla paura, cosa che prima non sarebbe mai accaduta, no? Se penso alla vita nelle cascine piuttosto che anche nei centri urbani, no? E quindi raccontare la propria paura, il proprio sentimento a livello paritario, da una parte cercando di far coraggio alla moglie, ma dall'altra non,
non esitando ad aprirsi fino in fondo, quindi a raggiungere un livello quasi paritario, no? Con una certa gradualità. Una cosa che salta all'occhio è anche, nello scrivere alla moglie, la consapevolezza, anche questa, se pensiamo alle tradizioni, soprattutto rurali, ma anche urbane, del padre a cui non è demandata l'educazione dei figli, fondamentalmente, no? Al di là forse di qualche cinghiata o di qualche schiaffo. È la moglie che deve educare i figli al catechismo, le donne prepararsi per il matrimonio, eccetera. Ebbene, nelle lettere compare il fatto che i padri, che i soldati si sentono improvvisamente dei padri e dei padri affettuosi e spiegano alla moglie cosa deve fare, cosa che davvero nella vita civile forse prima non era accaduto. E, sulle tue lettere, quando mi parli dei nostri cari bambini, non posso fare a meno di piangere o amarli tanto tanto e dover da essi starmene lontano, quale strazia. E dice, vi raccomando la mia bambina, forse io non tornerò, ma lui spiega, no? Devi ricordarti di pregare per me, di mandarli alla catechesi, di essere ubbidienti. E tu moglie, sii paziente se non sono ubbidienti. Non usare violenza, par di sentirlo, no? Come usavo io, ma sii paziente e amorevole. Quindi questa crescita forte e significativa, secondo me, anche quantitativamente, del ruolo di padre. C'è anche un passaggio che riguarda anche altri ambiti, che è il tema della necessità, e qui è molto insistita, dell'avere un'immagine, una fotografia della moglie da tenere stretta al cuore. E sono centinaia le lettere che chiedono alla moglie con insistenza di mandare una sua fotografia da poter baciare prima di andare all'attacco e da poter guardare tutte le sere, che non è solamente la cristallizzazione, secondo me, del sentimento della nostalgia, ma è qualcosa di più e di diverso, no? Da questo punto di vista. E poi c'è l'ultimo passaggio con le mogli. E questo accade davvero dopo il 17. Il sovvertimento dei ruoli. Il soldato, il giovane marito, che è lontano da casa da almeno un paio d'anni, comprende e spiega alla moglie che adesso è lei il capofamiglia. E quindi anche qui sono tantissime le lettere che non ordinano cosa fare per la stalla, per il fieno, per il grano, per il mercato, ma chiedono informazioni. Sei stata al mercato, magari come ti avevo raccomandato, a quanto hai venduto i manzetti, cosa hai ricavato oggi dal fieno, chi viene a lavorare con te in campagna, capendo che in realtà la supplenza e la crescita del ruolo è ormai avvenuta, causa naturalmente la lontananza, ma queste lettere vanno anche molto in dettaglio. Diverso è scrivere alla madre. Scrivere alla madre, lo si capisce molto bene, dipende principalmente da un prerequisito. Scrivo alla madre, ma sono anche marito di una donna o sono ancora invece tuo figlio? Perché se sono un marito sono cresciuto. Quindi io, madre, non ti racconto le cose perché non voglio spaventarti. Ti dico che sto bene, non ti preoccupare, tornerò a casa, mi raccomando, salutami il babbo. Ecco, la madre è soprattutto, è come dire, lo snodo per restare in comunità, perché spesso le lettere alle madri si raccomandano con la raccomandazione saluti a chi dimanda di me e salutami Piero, il Paolo, il zio, il cugino, il prete, eccetera, eccetera, perché davvero sono il ganglio di riferimento con la comunità. Diverso se sei rimasto solamente un figlio. Allora il figlio non ha la riverenza verso il padre, il figlio confida alla madre la violenza, le brutture, la tragedia della guerra, le descrizioni delle battaglie più cruente, dei cridi di sangue, come scrive un giovane soldato alla madre, in cui racconta la battaglia di Monfalcone, dei morti che lo circondano, scrive che davanti al reticolato ci sono i corpi che puzzano perché sono lì da 3 mesi, quindi le efferatezze della guerra sono riservate alla madre. Alla madre che rimane la confidente, la madre protettrice, prega per me, no? Anche fondamentalmente da questo punto di vista. Ecco, allora, indagare queste lettere con queste attenzioni credo che possa svelare una serie di atmosfere, di atteggiamenti, di sensibilità che sono di genere ma che al loro interno possono essere anche diverse. Le sorelle invece sono, come dire, le pari grado, tra virgolette. Sono le compagne di giochi, si è cresciuti insieme, si hanno gli stessi riferimenti con i genitori, con la comunità, e anche a loro si possono confidare non solo le tristezze, le bruttezze, ma per esempio questa meriterebbe una ricerca a sé, i sogni. I sogni si raccontano spesso alle sorelle,
ai fratelli, se sono molto vicini d'età, ma molto spesso alle sorelle. I sogni belli, i sogni beati, i sogni di quando erano ragazzi, di quando si giocava, eccetera. E poi gli si affida la speranza, naturalmente, di tornare vivi a casa, e soprattutto quando i genitori probabilmente sono un po' anziani, è anche la sorella, se tu non sei sposato, che è il capofamiglia. E quindi, per esempio, scrivere non vedo tutti a lavorare, adesso andando avanti chi ci sarà a lavorare? Cara sorella, cosa vuoi fare? Anch'io penso sempre alla mia casa. Non passo un minuto senza pensare alla mia famiglia. Qui vedo le piante, i fiori e l'erba che cresce nella mia valle. Mi somiglia di vedere la mia campagna. La sogno anche di notte, no? Appunto, da questo punto di vista. Ecco, allora, questo corpus di lettere, che tra l'altro in occasione del centenario, qua praticamente ogni località, ogni comune della provincia ha editato le lettere dei propri caduti, sono usciti addirittura 3 volumi per i caduti di tutta la Bassa Bresciana, sono usciti 2 volumi per i caduti del Garda, della Valle Sabbia, quindi anche senza vedere l'archivio, anche se insomma il documento è sempre importante, le trascrizioni già esistono. Un ultimo passaggio, poi chiudo, ma chi festeggia la vittoria? Chi c'è nel fronte intero il 4 novembre? Ci sono le donne. Quindi sono le donne che vanno in piazza con le bandiere, erano le donne del popolo, erano le madri dei caduti eroici, dei combattenti vittoriosi, dei mutilati gloriosi, che lanciavano con le loro lacrime il grido di gioia e di vittoria, che è ancora un momento di mobilitazione, perché le donne non erano presenti, di qui le cronache della stampa locale lo raccontano abbastanza dettagliatamente, non erano presenti il sabato sera del 23 maggio o la domenica del 24 maggio, da sabato e domenica non era stato scelto a caso naturalmente. Sono soprattutto gli uomini, sono le associazioni combattentistiche, sono le associazioni d'arme, sono l'associazione dei lavoratori che scendono in piazza per festeggiare l'ingresso in guerra. Gli uomini non ci sono quasi più, ci sono le donne, oltre che i mutilati, le donne che piangono in piazza perché la vittoria è finalmente arrivata. E da qui il giorno dopo poi parte tutto quello che si è detto stamattina invece del ruolo femminile nel rapporto con i maschi che tornano. Perché in realtà il confronto è molto acerbo, molto duro, no? Insomma, qualcosa è stato scritto, qualcosa andrebbe indagato. Ancora una volta, con una crescita della consapevolezza del ruolo femminile, chi ha lavorato in fabbrica e che non vuole lasciare il proprio lavoro, io non credo più a questo punto solamente per una questione di reddito, ma evidentemente per altre ragioni che vanno indagate. Grazie.